fino al 22 dicembre sarà questa la regola, se va bene ci vorrà mezz'ora prima di riuscire a superare il tappo in autostrada, lunghe, lunghissime code in entrata e in uscita dal capoluogo a causa dei lavori sull'autostrada Palermo-Catania nel viadotto Favara che si trova poco prima di Villabate. Gli operai hanno ristretto la carreggiata in direzione Palermo e direzione Catania, questo in attesa di chiudere un'intera carreggiata, pare quella in direzione Palermo, e deviare il transito in direzione Catania a doppio senso di circolazione, un tappo che in attesa dell'apertura della bretella nel viadotto Imera ha aumentato i tempi di collegamento tra i due capoluoghi, al momento ci si impiega 3 ore e mezza, i disagi tantissimi per quanti vivono nei comuni di Villabate, Bagheria, Casteldaccia e Altavilla e lavorano a Palermo, nelle ore di punta le code sono di diversi chilometri, i lavori per un importo complessivo di oltre 1.400.000 euro prevedono il rifacimento delle solette del viadotto, dei giunti di dilatazione e della impermeabilizzazione ed il completo rifacimento della pavimentazione iniziati lunedì andranno avanti fino al 22 dicembre, poi riprenderanno il 7 gennaio dopo una pausa per le festività natalizie e termineranno a marzo.